Siamo con mister Gozzi, tecnico del Ravenna, al termine della sconfitta per 2-0 contro il Parma delle sue ragazze. Che partita è stata, mister? Una partita di sofferenza, come è normale che sia, con una squadra che lotta per il secondo posto, per i primi posti, una squadra che è già retrocessa, una partita impostata prettamente sulla fase difensiva. Questo è quello che ho chiesto io alle ragazze. Oggi però, a differenza delle ultime partite, si sono sacrificate, hanno corso tanto, si sono aiutati, si sono date una mano, ma già in settimana avevo visto qualche miglioramento sotto l'aspetto comportamentale e soprattutto quella cattiveria che a noi ci serve per arrivare a maggio e dimostrare che non siamo così scarse come la classifica e i numeri dicono. Proprio l'atteggiamento era quello che era mancato dopo la partita col Cesena, l'avevi anche detto, invece oggi direi che insomma da questo punto di vista comunque non ci si possa lamentare, siete riusciti anche a tenere in sottoscacco insomma il Parma per i primi 45 minuti, poi quei 4 minuti, però poi in realtà anche nel secondo tempo avete rischiato il giusto. Ma sì, diciamo che oggi ci siamo preoccupati soprattutto di non prendere la goleada, perché bisogna essere onesti, però ho visto una squadra che con un pochino più di coraggio magari in qualche ripartenza avremmo potuto fare più male. Però onestamente sono contento dell'atteggiamento che hanno avuto le ragazze e mi auguro e spero che riescano a mantenerlo fino alla fine del campionato, anche perché avremo delle squadre più abbordabili dove magari oltre a fare la fase difensiva riusciremo a fare anche quella offensiva. Come si lavora, insomma, immagino le difficoltà nel lavorare le ultime settimane sapendo già insomma di essere retrocessi, e come si fa a mantenerle sul pezzo per quanto sia possibile, insomma? Qualcosa ho cambiato, onestamente qualcosa ho cambiato. Noi dopo Roma abbiamo avuto la sosta e la settimana di Cesena dove mi aspettavo tutt'altro atteggiamento. In realtà non sono riuscito a tenere in pugno le ragazze, mentre questa settimana, posso usare il termine tecnico, martellate tutti i giorni, nel senso che non ci sta a perdere, ma non con l'atteggiamento che abbiamo avuto domenica e soprattutto con l'atteggiamento che abbiamo avuto negli allenamenti. Invece oggi sono, ripeto, moderatamente soddisfatto, molto soddisfatto dell'atteggiamento, soprattutto è esordito anche Amelis che non aveva mai giocato, abbiamo rimesso dentro una 2006, qualche altra esordirà da qui alla fine. Qualcosa di buono in queste 5-6 partite che mancano lo possiamo fare, l'importante però è che non venga meno quell'atteggiamento, quell'umiltà per poter affrontare prima gli allenamenti e poi le partite. Grazie. Grazie a voi. Siamo con mister Salvatore Colantuono al termine della vittoria per 2-0 delle sue ragazze del Parma contro il Ravenna. Che gara è stata, mister? È stata una gara complicata. Il Ravenna è venuto qui con questo 3-5-2 ben organizzato. Devo dire che hanno fatto una buona partita. Faccio i complimenti al mister perché non è da tutti. Una squadra retrocessa anche mentalmente doveva affrontare una partita non semplice. Invece davvero complimenti a questo Ravenna che si è difeso allo stremo fino all'ultimo secondo. E poi niente, poi dopo ovviamente la qualità è venuta fuori, cioè il dominio è stato costante per tutta la partita. Come spesso ci capita, non capitalizziamo tutto quello che produciamo, però devo dire che è stata una vittoria legittima, meritata, e il punteggio è anche un pochino risicato. Ti aspettavi insomma tutte queste difficoltà soprattutto nel primo tempo nel riuscire ad affrontare questa fase difensiva così organizzata, e se poi invece sei soddisfatto di come le ragazze sono venute fuori nel secondo tempo? Abbiamo mosso la palla bene su entrambi i tempi, devo dire, con tanta pazienza. Abbiamo fatto quasi un'esercitazione di possesso palla cercando di trovare i cancelletti aperti, come li chiamo io, e dovevamo essere un pochino più brave negli ultimi 15-20 metri attraverso entrate in combinazione uno contro uno, sovrapposizioni, per cercare di trovare quei varchi, quei pochi varchi che la Ravenna ci concedeva, perché poi si sono difese veramente in 10 sotto la linea della palla e non era facile entrare. Però devo dire che è stata una buona partita nel complesso, anche chi è entrata nel secondo tempo ha dato qualità, quindi molto bene. Parliamo comunque dell'ottava vittoria consecutiva, della 20ª vittoria stagionale su 25 partite giocate, che in un campionato normale
potrebbero significare prima posizione in classifica. Voi pensate che il Parma maschile ha fatto 20 vittorie su 34 in Serie B maschile ed è prima in classifica con un buon distacco, e noi con 20 vittorie su 25 siamo terze se non quarta in classifica, quindi il calcio è sempre un po' così particolare, però assolutamente ce la giocheremo fino all'ultimo secondo perché abbiamo i mezzi per poterlo fare, sono fiducioso. Ti chiedo solo un accenno sui singoli, perché poi queste partite le decidono anche le calciatrici forse più rappresentative di questa squadra. Ha segnato Ambrosi, come al solito a suo modo, e poi anche Kelly Gagò, quindi comunque sono elementi fondamentali dal punto di vista prolifico del gol, fondamentali anche però dal punto di vista del togliere le castagne dal fuoco in situazioni complicate come poteva essere questa partita. Sì, secondo me il gol importante è stato quello di Caterina Ambrosi, che nel momento di difficoltà da buon capitano ci ha per l'ennesima volta tirato un po' fuori dai casini con un'azione su sviluppo da calcio d'angolo. Tra l'altro noi in Serie B siamo la squadra che ha fatto più gol da angolo, quindi tutto quello che proviamo in allenamento dopo comunque ci riesce in partita, e devo dire che lei con grossa personalità l'ha sbattuta proprio dentro di forza, ed era quello che ci serviva, e per un difensore centrale fare 8 gol non è così scontato, anzi forse dovrebbero prendere esempio un pochino da lei anche gli attaccanti e i centrocampisti, perché una ragazza che veramente è un capitano, un vero capitano. Io l'ho avuta con me già l'anno scorso e quando l'ho portata qua a Parma ho detto: devi diventare il sindaco di Parma perché sei straordinaria, sei. Grazie. Arrivederci. Siamo con Sandra Ploner, calciatrice del Parma, al termine della vittoria per 2-0 contro il Ravenna. Che partita è stata, Sandra? È stata una partita importante anche questo. Secondo me abbiamo dominato tutte le partite e abbiamo fatto il nostro meglio. Vi aspettavate, insomma, di avere tante difficoltà, soprattutto nel primo tempo? Il Ravenna è molto organizzato dietro, poi l'avete sbloccata ed è andata un po' meglio, sì, nel secondo tempo. Ma vi aspettavate insomma un approccio così? No, secondo me al primo tempo già potevamo fare un gol almeno. E il secondo tempo invece, dopo il gol, è andata un po' meglio? C'era un sblocco, sì. Siete riusciti a creare qualche occasione in più? Sì. E ti chiedo se insomma ci credete ancora al secondo posto, siete lì a 2 punti, sì, certo. Ci sono ancora insomma una partita in meno dopo oggi da giocare, come state vivendo queste settimane? Noi ci crediamo che possiamo arrivare nel secondo. Come stai vivendo? Tu sei arrivata dall'Arezzo a gennaio, dicembre, sì. A dicembre. Come stai vivendo questa esperienza qua a Parma? Mi trovo molto bene con le compagne, anche con lo staff, con tutte. E stanno dando una grande mano. Conoscevi già qualcuna delle compagne? Sì, da Cesena conoscevo. E quindi mi trovo molto bene.